Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Oggi parleremo di un argomento veramente interessante perché riguarda il sistema sanitario inglese. Noi a distanza di circa un anno, esattamente un anno fa, Anna purtroppo ha avuto una brutta esperienza, se si può dire, ed ecco perché andremo a spiegare come funziona un po' il sistema qui. Però adesso lascio la parola a lei, che è molto più brava di me. Ma insomma, ok, oggi discutiamo il sistema sanitario inglese, si chiama NHS, National Health System, il sistema sanitario pubblico inglese. Il sistema sanitario inglese, come quello italiano, è universale e pubblico. Chiunque risieda nel Regno Unito può accedervi. L'NHS eroga servizio sanitario gratuito sia a livello di emergenze, pronto soccorso, che di medicina di base. Al momento questo servizio è interamente gratuito. Non sapremo però quali saranno gli esiti post-Brexit. Per noi, chiaramente, che viviamo qui e che siamo immigrati ormai da 3 anni, e staremo a vedere in quest'anno, perché alla fine di quest'anno la Brexit andrà a regime, diciamo, andrà in tutti gli effetti in vigore. Per ora sembra non cambi niente, comunque restiamo in attesa. Tutti noi abbiamo un medico di base che si trova esattamente a per noi a 3 minuti di auto, oppure 20 minuti a piedi da casa nostra, e basta portare dei documenti per registrarsi. Si chiama GP, General Practitioner. Di solito quando ci si trasferisce, logicamente, appunto, bisogna trovare un GP di solito vicino al luogo di domicilio per comodità, però a volte è possibile anche spostarsi in base alle proprie esigenze. Non sempre si viene accettati, di norma si sceglie quello più vicino a casa, però per facilità. Il GP richiede una prova d'identità, di solito il passaporto, e una prova di indirizzo, prova la chiamano proof of address. Che può essere, per esempio, una bolletta della luce, della corrente, dell'acqua, piuttosto che un estratto conto della banca. Anche la banca. Se hai un lavoro e hai degli introiti da lavoro, quello è una prova di... Qualcuno chiede anche il National Insurance Number, ossia il numero di previdenza sociale, chiamiamolo così, che viene attribuito non appena si inizia a lavorare qui. È un po', diciamo, lo possiamo paragonare al codice fiscale italiano, anche se non è proprio uguale, anche è perché vero. Sul NIN, lo chiamano così, National Insurance Number, vengono calcolate, per esempio, le tasse che si devono pagare sullo stipendio, oppure se si fanno delle dichiarazioni dei redditi. Insomma, da quello dipendono una serie di servizi. Una volta che si ottiene la registrazione presso il medico di base, si possa. Non la tagliamo. No, lasciala. Una volta che si ottiene la registrazione presso il medico di base, si può accedere a tutti i servizi, come per esempio, appunto, le classiche visite per ottenere una medicina, piuttosto che le visite di controllo, eventuali esami del sangue, non so, oppure visite specialistiche. E tutto questo deve passare attraverso, appunto, il GP, che eventualmente vi darà noi la chiamiamo impegnativa, qua la chiamano referral, ossia una lettera per darti in riferimento a un medico specialista, che può essere, che ne so, il dermatologo, piuttosto che... Un chiropratico. No, un chiropratico no. Quelle sono cose... Io ce n'ho bisogno. Allora, ovviamente, essendo un sistema gratuito, spesso è molto affollato. Richiede abbastanza tempo anche a prendere le telefonate e ricevere le telefonate. Ti lasciano chiaramente in attesa quando chiami, però è per prenotare un appuntamento, chiaramente. Però diciamo che il servizio è buono e funziona. E sì, noi siamo abbastanza contenti rispetto a altre persone che conosciamo con il nostro centro medico qui vicino, perché loro garantiscono un appuntamento in giornata. In giornata, sì, sì. Ammesso che si riesca a telefonare tra le 8 e l'una. Se si riesce a prenotare la visita entro questo orario,
viene richiamati per dare conferma del. della propria disponibilità nel. Proprio per questa immediatezza d'appuntamento bisogna essere sicuri di potersi recare in tempo. Per esempio, se so che devo andare dal medico, probabilmente mi prenoto mezza giornata libera o una giornata libera al lavoro, che significa un giorno di ferie Sì, buttato al vento. bisogna anticipare le cose, va sempre un po' organizzata, altrimenti butti via la Un giornata po' di più lavoro. semplice forse per le ricette, quelle dei medicinali su base ricorrente, perché a quel punto si compila solo un modulo, più o meno è come da noi. Ah, sì. La stessa cosa anche per i referral, adesso è un po' più veloce anche quello, per avere appunto una lettera che ti riferisca a uno specialista. Poi vediamo. Anzi, forse la lista degli specialisti è un po' diversa a seconda che si abbia un'assicurazione supplementare, perché c'è chi, come nel nostro caso, può sottoscrivere una piccola assicurazione a pagamento per avere accesso a dei servizi in più aggiuntivi, Aggiuntivi, certo. per esempio oculista, dentista, sono a pagamento, oppure appunto visite specialistiche, se tu vuoi andare da uno specialista specifico. Magari ti hanno riferito, ti hanno detto essere bravo in quell'ambito, magari se si ha appunto un'assicurazione privata si accede più facilmente, più velocemente, poi si viene rimborsati. Qui è giusto aprire una parentesi, in quanto noi stiamo portando, soprattutto in questo canale, la nostra vita qui da stranieri in Inghilterra. La E questo, nostra esperienza questa, particolare. esatto, questa esperienza vale per tutti gli stranieri. Quindi ci sono due, diciamo, famiglie, se si può dire così. C'è chi dice che il sistema sanitario non va assolutamente bene. E c'è chi dice che gli va anche bene così. Noi siamo nel mezzo, per ora va bene, diciamo la verità che i servizi funzionano, i tempi di attesa sono buoni, bene o male troviamo che siamo allo stesso livello tra UK e Italia al momento. E magari qualche volta molti stranieri preferiscono attendere le vacanze come momento favorevole per andarsi a curare magari anche privatamente nei loro paesi, magari hanno bisogno di una visita specialistica o qualcosa di particolare, tipo, non so, il dentista, gli occhi. Io ho avuto un collega che aveva un problema a un occhio e ha detto: io preferisco aspettare le vacanze perché prendo l'aereo, vado a casa e lì mi curo meglio di qua e spendo anche meno. Dipende sempre Pro e dalle esigenze che contro, uno ha, alla fine, ma pro e anche dalla contro. fiducia che si ripone nel sistema Anche stesso. sì, perché non conoscendo, giustamente, uno non ha il tempo di girare l'Inghilterra per trovare il miglior specialista Sì, diciamo qui. non si conosce tanto bene la realtà, Esatto. appunto. Io ho per esempio una collega polacca che preferisce appunto, quando le serve, recarsi in Polonia per risolvere le sue questioni sanitarie. Dopodiché anche a noi è venuta la tentazione qualche volta di dire ma prendiamo l'aereo e andiamo in Italia perché così conosciamo, andiamo a colpo sicuro, come per esempio nel caso di Marco con la sua ernia. Tuttavia, Ah già. facendo due conti, bene o male, anche qui ci sono degli specialisti bravi, quindi si può anche Sì. evitare di, sì, insomma, di viaggiare, di spendere soldi per il viaggio e comunque di spendere soldi privatamente. Boh, da una graduatoria che avevamo visto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, comunque l'Italia ha un buon sistema sanitario, quindi anche in questo periodo di crisi fidatevi, fidiamoci, perché l'Italia, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è al secondo posto. L'Inghilterra è al 18º, quindi pro e contro. A causa dell'imbrunire e delle nuvole inglesi abbiamo dovuto Accendere le luci. rifare tutto il set, quindi portare un po' di luce nella stanza, ma continuiamo. Venivamo fuori grigio Grigio, rossi, rosso. di solito siamo gialli. Okay, quello che abbiamo notato noi è che in generale si può dire un Ni, nel senso né sì né no, noi per il momento siamo neutrali, ci siamo trovati bene e ci siamo anche trovati male,
Però questo può succedere ovunque, perché anche quando eravamo in Italia avevamo cambiato medico di base ed era stato un disastro. Dopo l'abbiamo cambiato perché non ci piaceva assolutamente. Qui, bene o male, il personale direi che è mediamente competente, Sono ben molto, formati, molto no? gentile e diciamo che a differenza nostra operano molto, molto secondo procedure. Di questo vi parleremo in un momento. E questo può essere un bene perché così sì, si seguono il caso per caso in maniera scrupolosa, ma a volte può essere anche un difetto. No! Scarica, ovviamente. Marco se n'è andato perché la luce è mancata di nuovo. Pazzesco. Marco, aiutaci! La luce è tornata! Ok, dove C'è eravamo un cavo rimasti? solo che è quello del cellulare e sta facendo alimentare luce, microfono. Ok, comunque, dove eravamo rimasti? Di pro e contro è che Del il seguire le procedure, sì, che può essere anche un contro per quello appunto che vi diremo tra poco. Quindi sì, pro e contro come Ah, dappertutto. Comunque la c'è da NHS dire? è un sistema mastodontico, Ah, quindi... funziona bene. Adesso davvero basta. Diciamo che poi ci sono anche molti stranieri che operano Sì, nel anche, settore, è vero. che comunque sono tutti formati, tutti gentili. Nuova pausa, Luci. Fra un po' accendiamo le candele. Come diceva Marco, molto personale sanitario e straniero. Non parliamo di tutti gli infermieri italiani che sono Tanti, venuti qui. ci sono tantissimi veterinari Sì, è vero. italiani, quindi quando leggiamo la targhetta col nome, are you Italian? Yes, where? Where Where from? from? Yeah, ok, sei italiano. Adesso vi parliamo nel Dell'avventura. particolare velocemente dell'avventura di Dell'avventura. Marco. Velocemente l'avventura di Marco, ve la racconta lui. Allora. Allegria del disco. In pratica, in Metti velocità. giù la lampada. In velocità, ragazzi. Ho fatto per quasi 12 ore al giorno, ho lavorato alla DHL come carrellista, inizialmente con il carrello frontale, il classico forklift. E dopodiché si era aperta, sembrava che si fosse aperta una buona posizione per me. Come carrellista laterale, cioè il Quindi reach un driver, muletto quelli che quello. vanno lateralmente, vanno su a 15 metri di altezza. Ho lavorato con la TUI Travel e lì ho lavorato a volte anche per 12 ore al giorno nella stessa posizione. È scomodo perché sei veramente, tra l'altro anche alla stessa paga oraria, che a me non andava bene, però vabbè. Questa cosa mi ha comportato uno schiacciamento dei dischi a livello Sacrale. sacrale, e quindi tipo l'L1, l'S1, S1. l'S4, L4 mi sembra, L5, Le ultime, l'ultima le lombare e la ultime, prima sacrale. esatto. Dopodiché ho cambiato lavoro perché chiaramente non mi trovo bene, volevo qualcosa di più fisso e Meno Meno muletto. muletto, è un po' più Sostanzialmente meno meno muletto e muletto. più magazzino, anche perché sì, non volevo rimanere lì. E ho trovato questa buona opportunità, diciamo. Se non che la ditta non voglio dire molte cose, però per 2 anni ho sollevato pesi Eccessivi. eccessivi, stiamo parlando di 200 kg che spostavo a mano. Questa cosa mi ha comportato a uno stress ulteriore dei dischi. A questo punto ho dovuto ricorrere alla chiropratica, che comunque mi sono trovato bene, mi ha risolto parecchi problemi e il Tuttavia, dottore, sì. il medico di base l'ha mandato logicamente a fare una risonanza magnetica per vedere il livello di usura Schiacciamento, di sì. schiacciamento dei dischi. La prima risonanza magnetica l'abbiamo fatta l'anno scorso, Già. non era così grave. La seconda l'abbiamo fatta quest'anno. La situazione è più o meno stabile. Stabile. E anche qui la risonanza magnetica te l'hanno data in brevissimo tempo.
No, dopo 15 giorni ti hanno prenotato la visita, quindi 15 giorni per ottenere una risonanza magnetica direi che tutto sommato sono abbastanza buoni, è gratuita, quindi non a Gratis. pagamento. I risultati sono arrivati sì, qualche giorno dopo, quindi neanche lì grossi tempi d'attesa. Quello che ci ha lasciato un po' perplessi e qui stiamo ancora valutando Eh sì, come è ancora in comportarci. corso questa È cosa. in corso, lunedì 9 dovremmo avere un colloquio. Perché allora la prima volta mi hanno detto che si poteva vedere come andava, quindi non era Mi hanno dato fisioterapia. fisioterapia, mi sono trovato molto bene con un medico veramente bravo. E da quella volta, cioè dal secondo referto, mi è stato detto che devo operarmi. Ma c'è una cosa da dire, Quando nulla è cambiato, primo. Secondo, rischierei il posto di lavoro. Anche qui ci sarà da aprire una parentesi perché la paga malattia in Inghilterra è pressoché inesistente, ossia penso siano 94 pound a settimana, il che porta circa neanche a 300-350 circa il 30% dello di uno stipendio stipendio. medio, Meglio, quindi sì. non Dipende ci si vive assolutamente. dall'azienda che hai, dove lavori, Qualche perché. azienda, non tutte, prevedono una paga supplementare, ma non tutte. Per Molto esempio, meglio l'assicurazione privata. tanti coprono con un'assicurazione privata. Il problema è che non sappiamo ancora perché lo vogliano operare, visto che non c'è un significativo No, no. peggioramento. E non ho neanche male, anche perché io facendo Esatto. la punk inversione che magari avete visto in qualche video, io con quello lì mantengo l'esercizio del corpo elastico e non ho male. Quindi sappiamo anche che ci sono, adesso noi non siamo medici, però ci hanno spiegato che comunque il corpo tende a ripristinare leggermente la situazione, quindi se non è veramente necessario operarsi lo scopriremo a breve, Esatto. dovremo poi capire.